Allora, della serie studiamo i nodi dei punti vincolati, prendiamo un punto materiale P di massa m vincolato a muoversi su una circonferenza fissa e liscia in un piano verticale. Studiamo il moto. Lì per lì detto così, uno dice, boh, cos'è? Cos'è questo? Allora, noi possiamo realizzare, tutto sta come noi realizziamo questo vincolo. Allora, il punto deve stare su una circonferenza. Allora. Quindi, se la circonferenza è di centro O, il punto deve stare qui. Quindi deve sempre stare a distanza fissa da O. Allora io devo fare in modo che questa distanza qui sia fissa. Un piano verticale ZX. Allora, come posso fare? Ci posso mettere una sbarretta qui. Sbarretta di lunghezza L di massa, facciamo un bello cicciotto a questo punto, di massa trascurabile. Massa trascurabile. Allora, se ci metto una sbarretta, chiaramente questo punto sta a distanza, chiamiamo L la lunghezza della sbarretta, sta sempre a distanza L da O, ma diciamo la sbarra, sbarretta rigida, cioè non qualcosa che si possa variare la sua lunghezza, sta sempre a questa distanza, sia che è un vincolo, come si suol dire, bilatero, cioè fa, la sbarretta fa in modo che il punto non vada né oltre L né entri dentro la circonferenza. Cioè, né per esempio se arrivasse qua su, né cada giù, perché è attaccata a questa sbarra, rimane sempre a distanza L da O. E questo poi, cos'è? Questo è un pendolo. Pendolo matematico. Però si chiama ad asta. Dice perché? Ci ho messo un'asta. Io potrei realizzare lo stesso vincolo, invece che ho con un'asta, con un filo. Dice lo stesso. Perché se io ci metto un filo, finché il punto sta qui sotto, tutto bene. Ma quando va qui, il filo è estensibile, tutto quello che vi pare. Però il filo non è un rigido. Per cui quando va qui sopra, dipende dalle condizioni del punto, dipende dalla velocità, dipende da tante cose, se no il filo, mica lo tiene, mentre l'asta, se il punto sta qua su, lo tiene, cioè lo tiene sulla circonferenza, il filo no, quindi può cascare. Quindi ho un vincolo cosiddetto unilatero, i famosi vincoli unilaterali che ho nominato e che non avevo mai citato. E quindi quella, se io metto un filo, sarà il pendolo matematico a filo. Allora, per ora parliamo del pendolo matematico ad asta, poi parleremo del pendolo a filo. Allora, basta che io prenda un angolo qui e trovo, posso descrivere tutte le posizioni di P. Se detto che si può fare quando si conosce la traiettoria del punto, io la conosco, una circonferenza, i quadro più y più z quadro uguale all quadro, la posso scrivere il versore t e il versore n. Allora t lo posso scrivere come cos fi i più sen fi k, n lo posso scrivere come meno sen fi i più cos fi k. N è rivolto a questo qui, è rivolto verso la concavità della curva, c'ha la prima componente negativa, la seconda è positiva, la t è rivolta così e siamo a posto.
Allora, scriviamo le equazioni. Allora, il raggio di curvatura. Rho è uguale a L, abbiamo fatto a suo tempo un esercizio in cui si faceva vedere che per una circonferenza il raggio di curvatura è L. Oh, c'è da... Allora, che forze sono applicate al punto? Il peso, non l'ho scritto, ma il punto è pesante. Punto pesante. In genere negli esercizi, se è specificato che un punto è pesante, agisce il peso. Se non è specificato, no, però dipende dal libro, dal testo. Io in genere lo specifico. Allora mi dice la forza peso che lo manda giù. Allora, quindi F uguale a meno mg k. Allora, scriviamo le equazioni di moto del punto proiettate lungo la tangente e lungo la normale. Allora, per quanto riguarda quello proiettato lungo la tangente, abbiamo semplicemente questa equazione qui, perché la reazione vincolare, se il vincolo è liscio, non ha componenti lungo la tangente. Quindi dobbiamo scrivere, dobbiamo fare questo prodotto scalare, meno mgk scalare t. Allora, è uguale a meno mg cos phi, cos meno mgk, scusa, meno mgk cos scalare cos phi i più sen phi k. Allora, k scalare fa 0, rimane solo k scalare k, quindi viene meno mg sen phi. Allora, questo è meno mg sen phi. Quindi abbiamo l'equazione m se due punti uguale meno mg sen phi. Ora, qui c'è un problema, qui c'è l's e qui c'è il phi. Però noi sappiamo per definizione proprio dell'ascissa curvilinea, del radiante, insomma, queste cose qui, che S è uguale a Lφ. Lo spazio percorso sulla circonferenza è la lunghezza per l'angolo. Quindi qui possiamo scrivere, a parte il fatto che la M si semplifica, possiamo scrivere al posto di S due punti, L Φ due punti. Quindi abbiamo L fi due punti uguale a meno g sen fi. Oh, e quindi abbiamo trovato un'equazione solo in fi. Allora, la scrivo qua su e poi ancora non è scritta nella forma, diciamo, riconoscibile. La porto su, divido per L. Viene fi due punti uguale meno g su L sen fi e porto tutto di qua e si riconoscerà l'equazione del pendolo. Questa qui è l'equazione del pendolo. Allora, matematico, eh. Come vi avevo anticipato, sembra così tranquilla, semplice, in realtà si integra male, perché è un'equazione del secondo ordine non lineare, perché qui c'è sen phi, si integra solo per approssimazione, altrimenti dovete ricorrere all'integrale ellittici, fare delle approssimazioni. Che esista la soluzione? Esiste, perché le funzioni sono continue, se uno dà il punto di partenza e la velocità iniziale, verifica il teorema di esistenza e unicità, per cui la soluzione esiste, è unica. Quindi si può, diciamo, la matematica ci dice che la soluzione esiste ed è unica una volta date le condizioni iniziali, però per integrarla, l'integrazione non è così immediata. Ecco. Quindi rientra in uno dei casi che vi dicevo che sembra così semplice l'equazione di moto, in realtà non è integrabile, diciamo, non è facilmente risolubile. Ecco. Per quanto riguarda la reazione, invece, possiamo scrivere la seconda equazione. Allora, questo
cancelliamo tutto perché ormai sappiamo cosa fare. Mi serve solo un'azione. Allora, scriviamo la seconda componente, è F scalare N più R scalare N. La terza componente, allora, F non ha componente, F è meno, F è meno MGK, quindi non ha componenti lungo la binormale, quindi c'è solo R scalare B. Di conseguenza R proprio Rn, cioè sarà solo componente lungo la normale alla traiettoria. Allora, intanto facciamo F scalare N. Allora, viene meno MGK scalare meno sen phi I più cos phi K, e quindi fa meno MG cos phi. Oh, l'ho fatta lunga, potevo semplicemente proiettare la forza lungo le normali, ma insomma, così è più sicuro. Quindi questo è meno MG cos phi. Quindi qui ci posso scrivere meno MG cos phi. Quindi abbiamo ms punto quadro su rho, ma rho è L, meno mg cos phi più R. Allora, S punto quadro è V quadro, la velocità, e quindi abbiamo che la reazione è questa, cioè la R è questa. In realtà, dalla conservazione dell'energia, perché il peso è conservativo, allora cons energia, noi cosa possiamo scrivere? Che un mezzo mv quadro meno un mezzo mv0 quadro è uguale a meno mgz, in un certo istante avrà una quota z, punto, più mgzz. Si suppone che all'inizio il punto abbia una certa quota z0, quindi questo è noto, e una certa velocità v0. Ho detto prima ci devono essere, perché se no non si integra neanche l'equazione di moto. Allora, da qui, dunque, si può moltiplicare per 2. Allora, intanto si può togliere n, può moltiplicare per 2. Quindi viene v quadro meno v0 quadro uguale a 2 meno 2gz più 2gz0. Allora, forse era meglio se non dovevo lavorare, ma insomma. Allora, al posto di v quadro, questo si leva, al posto di v quadro ci metto v quadro uguale v0 quadro meno 2gz più 2gz0. Allora, qui ci metto m, si era detto che rho era L, quindi qui ci metto v0 quadro meno 2gz più 2gz0. Allora, questo è questo, più mg cos phi è uguale a R. Allora, qui però c'è una certa mescolanza tra z tra z e l'angolo. Allora, intanto qui cancelliamo tutto e vediamo di scriverlo un pochino meglio. Allora, questi ormai credo non servono più, poi eventualmente ce lo scrivo.
Dunque, prendiamo allora questa, mettiamo in evidenza anche un 2G. Allora, qui viene V0 quadro fratto 2G meno Z più Z0 più MG cos φ uguale R. Allora, ricordiamoci che questo qui è V quadro, cioè V quadro è uguale a 2G per V0 quadro fratto 2G più Z0 meno Z. Allora, questa parte, V0 quadro fratto 2G più Z0, che ha le dimensioni di una lunghezza, perché questo sarebbe lunghezza al quadrato fratto tempo al quadrato diviso lunghezza per tempo al quadrato, ma il tempo al quadrato si semplifica e quindi è lunghezza. La chiamiamo A così diciamo per brevità. Quindi abbiamo che il nostro V quadro è 2G per E meno Z. È più semplice fare i conti. Allora, qui due, noi abbiamo quindi 2GM su L. Si era detto che questo era A meno Z, poi dobbiamo levarci di torno questo Φ, però si può vedere che Z del punto, scriviamolo qui, Z è uguale, è negativa, meno L coseno di Φ, quindi meno Z su L è uguale al coseno di Φ, quindi al posto di coseno di Φ possiamo scrivere meno z su L, quindi viene meno mg z fratto L. Allora, questo sarebbe R. Allora, a questo punto l'equazione del pendolo l'abbiamo già detta, questa è già stata appurata, ci rimane questa qui, ecco, questa è quasi la cosa definitiva e poi ci interessano queste cose. Allora, R quindi è uguale a R è uguale a 2GM su LA meno 2GM fratto LZ meno MGLZ. Allora, qui ne viene 3, eh? Quindi R è uguale a 2GM su LA meno 3GM fratto LZ. Si può fare ancora meglio, raccogliere un MG fratto L e rimane 2A meno 3Z. Allora, questo si può portare via. Questo V quadro uguale 2G a meno Z, scriviamolo qua perché interessa. 2G a meno Z, questo interessa. Allora, qui abbiamo l'espressione di R in funzione della quota e di questo parametro che è noto perché una volta date le condizioni iniziali, questo è noto. Allora, possiamo vedere che R è positivo quando 2a è maggiore di 3z, cioè quando 2a terzi è maggiore di z, cioè z è minore di 2 terzi a. È uguale a 0 quando, quando 2 terzi a è uguale a z ed è minore di 0 quando 2a terzi è minore di z. Quindi a seconda della quota del punto abbiamo che la R, vi ricordo L era R su N, quindi era diretto lungo la normale, è diciamo maggiore di 0, quindi punta indentro secondo la direzione della normale in queste condizioni. È 0, quindi è come se non ci fosse, perché le cose sono messe in modo per cui
diciamo, è come se non ci fosse, ha questa quota, mentre è minore di 0, quindi punta in verso opposto a n in queste condizioni. Allora, ci poniamo una domanda. Questo è il punto più alto del pendolo, diciamo, del nostro sistema. Arriverà con certe, partendo da una certa quota, e a una certa velocità. Arriverà in B con V maggiore di 0? Si vede da qui. Se ha, questa è la quota z uguale a L, no? Questa è la quota z uguale a L. Quindi, se A è maggiore di L, la velocità in B è maggiore di 0. Allora, che vuol dire A maggiore di L? Vuol dire che V0 quadro su 2G più z0 è maggiore di L. Quindi, significa, chiaramente z0 più di L non può essere, ma c'è questo termine che aumenta. Quindi, se viene lanciato, cioè se parte con una certa velocità abbastanza grande, arriva qui con velocità non nulla e prosegue. Quindi questo è il cosiddetto caso evolutivo, cioè voi fate un giro del, cioè non voi fate, la massa fa un giro completo. È come se uno si mettesse a girare con una stecciola a un punto, e gli fa fare un giro completo. Altrimenti, se invece è maggiore vale che A è uguale a L, allora succede che V uguale a 0, qua su in cima il punto si ferma, istantaneamente ferma. Allora che fa? Si ferma e torna indietro. Se A è minore di L, se A uguale a L. Se A è minore di L, vuol dire che il punto arriva indietro e indietro, se l'ha detto. Non arriva fino in cima. Se A è minore di L, se A minore di L, P minore di L, volevo scrivere un po', P non raggiunge B, ma raggiunge solo un punto fino a dove la velocità è zero. Quindi, per esempio, se parte da qui, da un punto C qui, arriva di qua al suo simmetrico e va avanti e indietro. E questo è il caso oscillatorio. Diciamo che questa è la quota z uguale a, dipende insomma da quanto è questa qui, se A è minore di L, se questa quota è minore di L. Allora, se questa quota è minore di L non raggiunge B, ma abbiamo il caso oscillatorio. Cioè, proprio il pendolo e va avanti e indietro, mentre questo è il caso, si chiama rivolutivo. Cioè, proprio gira, questo gira a una certa velocità. Naturalmente si suppone qui che non ci siano l'esistenza del mezzo, infatti stiamo parlando di pendolo matematico, e quindi è così. Se invece dell'asta abbiamo a che fare con un filo, le cose vanno più o meno nello stesso modo, più o meno. Però, come dicevo all'inizio, il filo è tale che a un certo punto può darsi che si pieghi. Cioè, il filo esercita. Allora, quindi supponiamo che questo sia un filo, non un'asta. Allora, esercita una reazione R tale che R scalare N è maggiore o uguale di 0, cioè lo tira a sé. E quando è che R è così, cioè parallelo a N? Quando, c'era scritto da qualche parte, quando è maggiore di 0, quando vale questo. Cioè, si può dire qui A maggiore di 3 mezzi z. Allora, se questo accade, se A è maggiore di 3 mezzi z, è il caso
rivolutivo, come prima, e non succede nulla di particolare. È come il pendolo ad asta, è lanciato con una velocità tale per cui questo, per cui vale questa cosa, per cui quello continua a girare nonostante ci sia il filo. Ma se A è minore in particolare, quindi A maggiore di 3 mezzi L, siccome Z, di 3 mezzi Z, siccome Z è al massimo L, A è maggiore di 3 mezzi L, e quindi A maggiore di L, diciamo, sicuramente. E A maggiore di 3 mezzi Z, di 3 mezzi Z. Con Z è al massimo L, quindi si ha il caso rivolutivo. Se A è minore o uguale di L, non so più dove scrivere, scriviamo qui perché è il resto. Allora, se A è minore di L, allora minore di L, si ha il caso oscillatorio. Allora, queste le possiamo escludere, o meglio, ci interessa solo, questo si è già detto, ci interessa solo questo qui. Allora, siccome deve essere che A è maggiore o uguale di 3 mezzi Z, con Z che, allora, al massimo L, va bene, però Z... Allora, questa relazione per z uguale ad a, cosa ci dà? Che a deve essere maggiore di 3 mezzi a. Allora, questa si verifica solo per a minore o uguale di 0. Vi ricordo che a è assile dimensione, che ora è sparita, assile dimensione della lunghezza, però è v0 quadro. È v0 quadro, era v0 quadro su 2g più z0, per cui può essere negativo, perché se z0 è negativo parte da sotto, può essere benissimo negativo, non è che sto dicendo una cosa per un'altra. Allora, questo si verifica solo per a minore o uguale di 0. Allora, quindi per A minore o uguale di 0 e maggiore di meno L c'è il caso oscillatorio. Quindi sarà detto caso oscillatorio anche in questo caso. Se così non è, cioè nei casi in cui A, per esempio, è maggiore A maggiore di 0 e minore di 3 mezzi L, perché se si è detto se è maggiore è il caso rivolutivo, se è minore di 0 c'è il caso oscillatorio, che succede? Qui nel mezzo c'è un z uguale a 2 terzi a minore di 3 mezzi l, dove la reazione è 0. Quindi che vuol dire la reazione è 0? Vuol dire che la reazione non esiste più. Quindi il filo non regge più, non interviene più. Allora, è una cosa, mettiamo sia qui, 2 terzi A, mettiamo sia qui, arrivato qui, chiamiamolo B, questo punto, arrivato qui, il filo non interviene più. Allora che succede? Che arrivato qui, e qui ci arriva con una certa velocità che possiamo calcolare, perché, allora, qui abbiamo già detto che cosa succede. Allora, qui si è detto siamo a z uguale 2 terzi a, con a questo.
Allora, qui ci arriva con una velocità che possiamo calcolare dalla conservazione dell'energia, scrivendo nv quadro mezzi meno un punto dove la velocità è 0. Noi sappiamo che la velocità è 0, è sparito quando z è uguale a a. Quindi uguale a meno mg, se detto due terzi a, più mga, che noi sappiamo che quando z è uguale ad a la velocità è 0. Allora si può calcolare la velocità, che il punto a è in questo punto qua, dividendo per a. Allora v quadro mezzi per m uguale a meno g 2a terzi più ga, e quindi viene, questo viene GA meno 2 terzi A, quindi viene un terzo GA. Quindi V quadro uguale a 2 terzi G per A. Quindi V uguale alla radice quadrata di 2 terzi GA. Sì. Allora, quindi, arrivata a questa quota, con questa velocità, il punto che fa? Fa una parabola. Ora mi verrà una schifezza, però è sparato, come fosse sparato. Quindi fa una parabola. Vabbè, diciamo che questa è una parabola. Finché non arriva qui. Quando arriva qui, cosa succede? Che questo dovrebbe essere il punto simmetrico di B, eh? Punto simmetrico di B. A questo punto la reazione passa da un valore che era 0 fino a qui a un valore qui che non è più 0, e quindi ritorna a reagire il vincolo, ritorna a reagire il filo, e ricomincia a muoversi sulla circonferenza. Solo che c'è un piccolo particolare, che la R, che è questa qui, subisce una discontinuità, perché passa da un valore 0 a un valore maggiore di 0, e quindi ha una discontinuità. E cosa? E, diciamo, questa cosa matematica come si riflette sul pendolo? Si riflette sul fatto che si può spezzare il filo. Quindi vedete questa, come dire, armonia della matematica, che una cosa matematica con una discontinuità si può, perché non è detto che succeda, dipende dalla resistenza del filo, insomma da tante cose, però può verificarsi che si spezza il filo, e quindi questa è una discontinuità. Infatti avevano detto a suo tempo, no, che una funzione continua doveva avere un grafico che non era spezzato, che si doveva disegnare senza mai togliere la penna dal foglio. Ecco, questo è l'esempio fisico proprio che descrive una discontinuità. Qui si spezza il filo, uno strappo proprio. E se non si spezza il filo, ricontinua, poi lì verrà rilanciato un'altra volta. Questa, ripeto, è una parabola. Bene, questo ho finito.